Buongiorno a tutti. Oggi cerchiamo di fare un veloce excursus su quella che è la storia dell'orologeria svizzera. Presupposto e preambolo. Non è mia intenzione, anche perché non ne ho le conoscenze, di insegnare qualcosa a chi che sia. Semplicemente voglio condividere, mi piace condividere con voi alcune considerazioni e alcune storie che per qualcuno appunto saranno sentite più e più volte, magari per qualcun altro sono una possibilità di sapere qualcosa in più o comunque modo di riflettere su quelli che sono stati i che è stata appunto la storia dell'orologeria svizzera. Il tutto nasce dalla lettura di un interessantissimo libro di Augusto Veroni, Orologi, breve storia del tempo, che vi suggerisco fortemente. Ok? Edizioni TAM, piccoli libri eccellenti. Facciamo bene, per parlare di Svizzera facciamo vedere i galeoni e parliamo di longitudine. Perché la longitudine? Perché nei periodi antichi, per cui soprattutto il problema si poneva intorno al 1700, anche se il problema prima c'è sempre stato, ma comunque in tempi intorno al 1700 si cercò in maniera significativa di risolvere il problema della determinazione della longitudine, perché solo ed esclusivamente conoscendo la longitudine si era in grado di sapere qual era il giusto posizionamento delle imbarcazioni. Giusto posizionamento delle imbarcazioni che permetteva a questo punto di capire dove si trovasse la barca, evitando di fare dei percorsi sbagliati per andare a cercare i punti di arrivo e soprattutto per cercare di evitare aree pericolose. A seguito di un importantissimo incidente che occorse alle navi inglesi, nel 1714 fu richiesto, fu bandito un concorso per definire un metodo per determinare appunto la longitudine. Fu bandito dalla regina d'Inghilterra, perché evidentemente la più importante potenza mondiale basata sui commerci marittimi, l'Inghilterra, aveva bisogno di risolvere questo problema, che era spessissimo un grave problema per le proprie imbarcazioni in giro per il mondo. Di conseguenza, si pensò di istituire appunto un premio per chi in maniera significativa avesse per la prima volta ottenuto il risultato di fare delle macchine atte a trovare questa in maniera precisa la determinazione della longitudine. Fino ad allora le macchine del tempo, gli orologi, erano fondamentalmente basati su macchine sul sistema del pendolo potenzialmente. Ancora il sistema della molla di carica non era un sistema utilizzato. Anche qui se ne può parlare nel libro Orologi di cui parlavo prima, si disquisisce sulla questione che probabilmente già ai tempi dei Medici in Italia ci fossero state realizzate degli orologi con sistema con la riserva di carica a molla, ma comunque questo era lo stato dell'arte allora. Il grande problema della pendola, che è sicuramente assai affidabile e precisa, è che ha la necessità di avere una base su cui appunto svolgere le sue oscillazioni, una base fissa che per definizione su una nave è praticamente impossibile da avere. Thank you.
ulteriormente la storia del Longitude Act, perché come sempre ci furono grosse contraddizioni. Il gruppo di scienziati dell'Accademia delle Scienze inglesi faceva affidamento sul sistema di misurazione dei periodi lunari. Morale della favola, un importante falegname, perché era un falegname, comunque un importantissimo personaggio, una persona assolutamente geniale, John Harrison, sviluppò degli orologi basati sul sistema meccanico, per cui con la molla di carica, aperta parentesi, esistevano enormi problemi legati alle dilatazioni delle molle e alle sollecitazioni appunto termiche, freddo caldo, eccetera. Comunque, John Harrison sviluppò i primi cronometri da marina e quelli che poi furono i punti di riferimento per lo sviluppo dei cronometri da marina, tra l'altro con dei livelli di precisione notevoli, perché durante un viaggio di verifica di 40 giorni si rilevarono dei dati con una differenza della misurazione del tempo nell'ordine dei 3 secondi al giorno, un dato notevole anche al giorno d'oggi. Chissà se l'avranno certificato COSC. Ad ogni buon conto, giusto come annotazione, John Harrison il premio non lo vinse mai, anche proprio per queste diatribe, per cui fece in tempo a morire prima che gli fosse riconosciuta questa sua realizzazione, questa sua di fatto vittoria. Ma comunque ottenne delle sovvenzioni che gli permisero di portare avanti il suo lavoro e si arrivò alla creazione dei primi cronometri da marina. Il problema della determinazione della longitudine e chiaramente in generale il problema di avere un metodo affidabile e preciso, il più preciso possibile, per la misurazione del tempo è comunque un problema che non hanno soltanto gli inglesi. Sicuramente ce l'hanno tutti ed in particolare quella che è una delle altre grandi potenze di allora, ovvero i francesi, la Francia. Potenza militare ed economica del periodo, ma rispetto all'Inghilterra paga anche appunto in termini economici il periodo dell'epurazione dei non cattolici, fondamentalmente il periodo dell'epurazione dei protestanti, gli ugonotti, e il Re Sole che è vissuto tra il 1638 e il 1715, Luigi XIV, in maniera considerevole si adoperò per una grossa persecuzione, scusate, dei protestanti, e addirittura nel 1685 arrivò a fare un editto tale per cui venivano i protestanti, venivano, o comunque coloro i quali non erano di religione cattolica, per cui anche gli ebrei, venivano espulsi dalla Francia. Quindi gli ugonotti scappano dalla Francia, molti di loro si trasferiscono in un'area confinante con la Francia, in Svizzera, appunto il cosiddetto Canton Giura. Si spingeranno successivamente o comunque contestualmente fino a Ginevra, e a Ginevra entrano in contatto con una fiorente produzione, con una fiorente attività per quanto riguarda la gioielleria. Se non che, ancora una volta, abbiamo a che fare con la religione dominante ai tempi. Il calvinismo vedeva di buon occhio sicuramente l'attività dell'orologiaio e la gestione e la valorizzazione del tempo, che
questo si portava. Vedeva con minor beneficio o con minor favore l'attività invece del gioielliere e l'ostentazione della ricchezza legata appunto ai gioielli. Questo ha fatto sì che l'innesto degli Ugonotti che si portavano la tradizione orologiera francese e l'incontro appunto con la gioielleria svizzera iniziasse a determinare la creazione di persone abili per l'appunto nello sviluppo degli orologi e dell'orologeria in genere. Nel 1799 avviene la Rivoluzione francese, erano già scappati dalla Francia gli Ugonotti, che tra le loro fila avevano molti maestri orologiai, e a questo punto, nel periodo successivo, durante i 10 anni del cosiddetto terrore, decide di rientrare, perché è di origine svizzera, anche Abraham-Louis Breguet. Abraham-Louis Breguet è una star, una vera e propria star del mondo dell'orologeria al tempo, dove per l'appunto gli orologi erano oggetti costosissimi e grande simbolo di ricchezza e di conseguenza di potere. Era l'orologiaio del re e nella fattispecie la regina Maria Antonietta gli fa realizzare per suo gusto appunto un orologio per suo uso personale, che peraltro è intervenuta la Rivoluzione francese appunto non ebbe mai modo di addirittura di vedere. Breguet si trasferisce quindi in Svizzera, ripara in Svizzera e prosegue e incrementa la sua attività appunto in Svizzera. Come si diceva, Breguet è considerato da molti il Leonardo da Vinci dell'orologeria. Nel periodo in cui era riparato in Svizzera proprio per sfuggire al terrore seguito alla Rivoluzione francese, Breguet pensò a un orologio di maggiore diffusione, di più basso costo. Realizzò un meccanismo apposta, realizzò tutte le parti in modo che potessero essere facilmente intercambiabili e facilmente riparabili dagli orologiai del tempo e realizzò appunto questo orologio con una sola lancetta, perché comunque la capacità, la possibilità su un quadrante abbastanza ampio di capire a che punto si trovasse dava la possibilità di un'approssimazione sicuramente nell'ordine dei 5 minuti, di conseguenza più che sufficiente per le esigenze di un più ampio pubblico. E questo con la semplificazione del numero realizzata nel movimento con numero di componenti e il fatto di utilizzare un solo meccanismo, un solo controllo per una sola lancetta, appunto, permise di realizzare un orologio più popolare, per così dire. Interessante il fatto che sia per quanto riguarda questa produzione che per quanto riguarda un tentativo realizzato da Voltaire a Ginevra, furono introdotti dei concetti di produzione che successivamente si ritrovarono solo parecchi anni dopo nel concetto di produzione in serie introdotto con la catena di montaggio di Ford per le automobili. Per cui già la Svizzera allora innanzitutto tendeva a lavorare verso un'orologeria di più di massa e di maggiore diffusione, e
introducendo dei concetti appunto come quello della catena di montaggio, per cui dei livelli di automazione che poi si riferirono alla possibilità di realizzare delle macchine per la realizzazione dei componenti. Parallelamente all'industria orologera, la Svizzera sviluppa di conseguenza un elevato livello di industria di produzione di macchine meccaniche, macchine automatiche, macchine appunto per la realizzazione di parti e componenti meccanici, in cui ancora adesso è sicuramente tra in proporzione uno dei principali interpreti a livello mondiale. Chiaramente non si può mai stare tranquilli, questo vale per l'orologeria svizzera anche, e che negli anni ha sempre avuto periodi di alti e bassi, attraversando diverse crisi. La prima crisi significativa sicuramente alla fine dell'Ottocento, con la concorrenza delle case americane che iniziarono, Timex, Hamilton, eccetera, che iniziarono a produrre comunque delle produzioni di massa a dei costi molto molto competitivi nei confronti degli svizzeri. In seconda battuta, il difficile passaggio tra l'orologeria, diciamo l'orologio portatile sì, ma da taschino, a quello da polso, che fu determinata fondamentalmente da esigenze belliche e che avvenne a cavallo e subito dopo la Prima Guerra Mondiale. E anche in questo caso grandi forniture, pur essendo la Svizzera un fornitore e un produttore degli eserciti stranieri che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, grandi forniture furono evidentemente affidate alle industrie orologere e meccaniche del luogo, per cui industrie americane, industrie inglesi, industrie tedesche, da questo punto di vista, anche perché spesso erano collegate alla produzione di strumenti di navigazione per gli aeroplani, per i mezzi da combattimento, per cui una produzione che andava tenuta o comunque veniva tenuta all'interno della propria nazione per i contendenti. Successivamente la Svizzera, pur essendo di fatto l'inventore, pur essendo Svizzera l'invenzione dell'orologio al quarzo, non seppe soprattutto all'inizio sfruttare questa invenzione, forse anche per non voler toccare la propria leadership internazionale sull'orologeria meccanica, e subì invece l'attacco dei giapponesi e questo determinò la famosa e rilevante crisi, la cosiddetta crisi del quarzo degli anni 70. Crisi del quarzo da cui la Svizzera uscì grazie ad alcuni personaggi di cui ora faremo menzione, comunque uscì decidendo di concentrarsi in maniera significativa sull'alta gamma dell'orologeria, per cui realizzazione sia al quarzo, però di un livello tendenzialmente elevato, e sottolineando e aumentando la parte più significativa di quelle che sono le produzioni di orologi meccanici. È significativo il fatto che comunque questa, fin tanto che fu una guerra con i giapponesi, che nel frattempo adeguarono la loro economia e di conseguenza aumentarono i costi, basta vedere ai livelli a cui è arrivata attualmente Seiko e addirittura Gran Seiko, sicuramente ben difficile gli sarebbe stato fare una guerra significativa dal punto di vista dei prezzi con i cinesi e comunque in generale con il mercato dell'estremo oriente. È significativo il fatto che comunque attualmente la Cina è il più grande importatore di numero di pezzi in fatturato di orologi svizzeri. Thank you.
La crisi del quarzo. Cosa succede di conseguenza negli anni 70? Che i competitor internazionali, estremorientali, giapponesi soprattutto, vanno a prendere tantissime quote di mercato che prima apparteneva all'orologeria meccanica svizzera. Dapprima supportata da grossi interventi delle banche svizzere, l'orologeria svizzera comunque mostra la corda. È enorme il numero di aziende che in quel periodo sono state chiuse. Anche qui c'è un personaggio particolare, Nicholas George Hayek, che è un imprenditore nato da padre libanese cristiano e da madre americana. È per appunto un imprenditore di origine libanese. Hayek ha la società di consulenza che viene incaricata dai banchieri svizzeri di sorvegliare la liquidazione delle società, di due società svizzere, nella fattispecie, che producevano orologi, la ASUAG e la SSIH. Con l'intervento delle banche, Hayek riesce per l'appunto a coinvolgere i banchieri svizzeri per ristrutturare fondamentalmente il mercato. Fonda la Switch, la Swatch, ok, e attualmente Swatch Group è il più importante gruppo di industria orologiera a livello mondiale. Fonda la Swatch e con il mitico Swatch entra in competizione appunto con un orologio supportato da una grossa campagna pubblicitaria, soldando personaggi molto famosi. Comunque dà origine a questo orologio in plastica, all'inizio solo ed esclusivamente in plastica, con movimento al quarzo, a prezzi estremamente competitivo e con un'immagine molto moderna, molto, molto modaiola. Okay? Grazie a questa operazione Swatch diventa un colosso e acquista negli anni diverse società importantissime, non stiamo a fare l'elenco. È interessante dire che nel 1999 la società di Hayek, il gruppo Swatch, appunto, si compra la mitica Breguet, per cui in qualche modo chiude la storia e accomuna nella storia della Breguet questi due importantissimi personaggi dell'orologeria svizzera. Questa è velocissimamente la storia, appunto, dell'industria orologera dalle origini svizzera. Attualmente le sfide ci sono, la grande crisi del Covid sta facendo crollare, soprattutto in alcuni paesi, i numeri di pezzi, la forte concorrenza dei cinesi costringerà, sta già costringendo l'industria svizzera a ripensare alle proprie politiche produttive e logistica. Non è un segreto che buona parte della produzione, comunque una parte significativa della produzione delle rinomate case svizzere, di fatto avviene in Estremo Oriente, costringerà comunque l'industria svizzera ancora una volta ad affrontare una sfida. Guardando al passato, dovrebbero avere sicuramente grossa fiducia del fatto che comunque, da che l'orologio è un oggetto in qualche modo alla portata di tutti, si è sempre identificato con la Svizzera e di conseguenza è presumibile che ancora una volta qualunque tipo di problema possa essere superato. Finisce qui questa veloce dissertazione, spero che vi sia piaciuta, se vi è piaciuto per favore iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Salute a tutti.